Mercoledì 20 aprile 2016, puntata numero 31 di Virtus Style. La Virtus vince in campo, però a corollario c'è questa penalizzazione pesantissima, la mannaia dei 5 punti che buttano nel baratro la squadra di Primo Maragliulo, che non sta facendo semplicemente un campionato di rincorsa, sta compiendo un miracolo, ma oggettivamente con questo meno 7 le cose si complicano e non poco, diventano quasi spettrale nel discorso salvezza, ma nonostante tutto, perché c'è un ma nonostante tutto, la Virtus è quart'ultima. Argomento principale, la penalizzazione, anche l'ottima prova contro l'ex Marco Baroni di ieri sera, che di fatto questa affermazione bellissima degli uomini di Maragliulo passa gioco forza in secondo piano a causa appunto di questa penalizzazione. Parterre de Roir come al solito, e io vi vado a presentare gli ospiti, a partire dal preparatore atletico, tra l'altro ex Virtus Lanciano e Pescara, il prof Andrea Grello. Buonasera prof. Buonasera a voi. Come stai? Benissimo, grazie. Tu stai bene? Ieri sera eri allo stadio, altro clima, altre sensazioni, e poi parleremo, perché tu conosci bene sia Primo Maragliulo sia Marco Baroni. È stata comunque una bella gara. Oggi purtroppo l'esito delle penalizzazioni è pesante. Mi viene a trovare per la prima volta mister Riccardo Nerone, con molto piacere. Ciao mister, come buonasera, stai? Buonasera a tutti quanti, bene bene, in forma. Con 5 punti in più saresti anche tu un po' meglio. Ma lo spirito è quello della Virtus, bisogna lottare fino alla fine, quindi e infatti, speriamo. L'ho detto, c'è un ma, che la Virtus nonostante tutto ci crede ancora e ci crederà ancora, forse con ancora più convinzione. Buonasera, lui non ha bisogno di presentazione, mister Renzo Valbonesi. Ciao mister. Buonasera, buonasera a tutti. Elegantissimo questa sera. Ma no, normale. Questi 5 punti tu come li hai presi, mister? Oddio, un po' giù di morale ci hanno messo, speriamo di non andare troppo giù di morale. Assolutamente. E continuare a lottare, tanto sapevamo che qualcosa era in pentola. Era in pentola, però io speravo un po' di meno, speravo 3 punti. Coperchio si è scoperchiato e ha fatto un disastro. Francamente 5 punti, sono rimasto un po' desolato. Però. La Virtus, io andrei subito con iFootball TV e con l'iPad per leggere lo scarno comunicato della Virtus. Tra poco avremo anche l'avvocato Edoardo Chiacchio che parlerà segnatamente di questa vicenda che in qualche modo penalizza e non poco la Virtus Lanciano. Questo è il comunicato della squadra di Via Luigi De Crecchio con riferimento alla sentenza del Tribunale del Federale Nazionale di oggi relativa ai 5 punti di penalizzazione combinati alla Virtus Lanciano. Comunichiamo che presenteremo formale ricorso per difendere le nostre ragioni. In questo momento riteniamo opportuno non rilasciare ulteriori dichiarazioni sull'argomento. Molto scarno il comunicato, però prof, forse rende l'idea di un clima sinistro, perché ieri sera forse, senza forse, c'è stata un'affermazione bellissima della Virtus, con il coltello tra i denti è riuscita a portare a casa 3 punti d'oro. Sì, effettivamente è stata una bellissima partita, giocata con un furore agonistico davvero straordinario da parte della Virtus, squadra messa benissimo in campo da Maragliulo, che tra l'altro conosceva le mosse del dirimpettaio Baroni. Lo ha sorpreso? Direi di sì, sul campo a lui più congeniale le palle inattive, perché i primi 20 minuti, a parte 2 gol, se non sbaglio, c'è stata anche un'altra possibilità abbastanza palese di fare il terzo gol. Comunque io direi che tutta la partita è stata gestita molto bene dalla Virtus, primo tempo davvero eccezionale dal punto di vista anche agonistico e fisico, una partita davvero giocata fino all'ultimo con grande intensità da parte di tutti, dal portiere fino al ragazzino che è entrato dopo Rocca.
Mister, tanta intensità, soprattutto nei primissimi 20 minuti di gara. Poi Lanciano insomma, ha subito anche il ritorno del Novara, ma ci mancherebbe altro, con gente del calibro di Gonzales, di Galabinov. Insomma, era necessario ed era normale, naturale, aspettarsi il ritorno della squadra di Marco Barone. Nonostante tutto, ne è uscita la grande, a testa altissima ieri sera. Ma a me è piaciuta veramente molto ieri la squadra, ma non solo ieri. È ovvio e naturale che non si possa tenere il baricentro sempre ecco, altissimo, anche in fase difensiva, a volte difendere più alti ci sono i pro e i contro. Però l'emblema della partita è stata, secondo me, anche quell'abbraccio quando c'è stata la sostituzione di Nicola Ferrari, che è uscito ovviamente, a nessuno fa piacere uscire. Però, era uscito un po'... Ma è giusto che sia così, perché chi ha fatto calcio, ecco qua c'è Renzo, anche soprattutto noi ex attaccanti, quando si viene sostituiti è normale, ma qualsiasi ruolo uno ci tiene ovviamente, però subito ha abbracciato il mister primo, che secondo me veramente... Sì, ragazzi, il mister stanno facendo un grandissimo lavoro, si è creata un'unità di intento, di gruppo veramente forte, e deve essere questo lo spirito che per le prossime 5 partite ancora più saldo, più unito, perché certo 5 punti non è facile, però... È una mazzata, però io ero abituato a giocare fino al 93esimo, quindi i ragazzi lo sanno, l'esempio Bastola che non molla mai... Tutto il gruppo, la panchina, anche i tifosi splendidi, anche ieri sera, quindi lotteremo fino alla fine tutti insieme. Assolutamente sì, credo che ci stiamo per mettere in collegamento telefonico con l'avvocato Edoardo Chiacchio, il legale della Virtus Lanciano, in questa situazione. Non so se già ce l'abbiamo in diretta, credo di sì, vado a salutare. Buonasera avvocato e grazie. Buonasera a voi. Avvocato, le dico subito, a Lanciano è arrivata questa sentenza che ha lasciato di stucco. Lei che cosa ci dice proprio di questa pesantissima mano del Tribunale sulla Virtus? Ma io problemi di merito non posso affrontarli, perché naturalmente... Dopo aver parlato con i vertici societari si è deciso di non affrontare il discorso di merito. E posso invece riferire che verrà sicuramente proposto l'appello e che con fiducia tenteremo di dimostrare che l'addebito relativo alla dichiarazione non veridica contestata è infondato, deve essere riformato, e che quindi su questo punto, su questo problema contiamo di ottenere il scioglimento della società su questa contestazione. Avvocato, quindi tradotto in termini concreti, che poi è quello che serve alla Virtus, un punto sarebbe... Di questo non mi faccia fare problemi di quantum. Perché non possiamo comunque dire ai tifosi rossoneri che ci stanno seguendo che insomma qualche spiraglio per il ricorso, questo l'ha annunciato anche la società con l'amministratore delegato, ma compatta tutto il vertice societario, c'è qualche possibilità, e le vogliamo chiedere anche che tempistiche dobbiamo attenderci. Allora, questa sentenza, questa sanzione possa essere ridotta, lo penso anche io, però non mi si può chiedere il quantum della riduzione. Su questo io non posso intervenire e non posso parlare. Per i tempi ritengo che nell'arco di 20-25 giorni potremmo già arrivare alla decisione di secondo grado, e che sicuramente quella decisione interverrà prima della fine del campionato.
Avvocato, sarebbe un peccato. Noi sappiamo che lei è anche insomma, un attento osservatore di tutto il mondo calcistico. La Virtus ha fatto una rincorsa incredibile, merito di Primo Maragliulo, merito soprattutto dei ragazzi che vanno in campo. Ecco, dilapidare questa salvezza alla portata di mano con questa pesante penalizzazione converrà sul fatto che fa male. No, guardi, tanto che fa male e tanto che io e la stessa dirigenza conveniamo su quello che lei riferisce, che se lei legge con attenzione la sentenza e le motivazioni, potrà tranquillamente rendersi conto, pur senza essere un grande tecnico della vicenda, che è stato fatto di tutto per farla dilatare nel tempo, nel senso che abbiamo fatto di tutto perché questa decisione sia pubblicata quanto più avanti il campionato era possibile. E infatti, avvocato, abbiamo notato proprio che praticamente la sentenza e il pronunciamento doveva essere fatto circa un mese fa, più o meno. Bene, e proprio in questo mese il Lanciano ha costruito la vittoria, quelli che sono i punti fondamentali per un discorso salvezza. E questo mi era stato espressamente chiesto dai dirigenti, e io per questo ci sono riuscito, nel senso che la squadra non doveva subire i turbamenti psicologici che naturalmente sono naturali in situazioni come queste, e abbiamo quindi fatto di tutto per farla protrarre quanto più possibile nel tempo, naturalmente con eccezioni e valutazioni di carattere procedurale che possono intervenire nella dilatazione dei tempi, ma non nel merito. Avvocato, è stato chiarissimo da questo punto di vista. Le faccio una domanda: lei ci crede nella salvezza del Lanciano? L'avrà vista giocare questa squadra viva, vivace? Ieri sera ha vinto contro la squadra di Marco Barone, sta giocando bene questa squadra? No, non l'ho vista giocare, ma ritengo sia la grande sorpresa del girone di ritorno, nel senso che una squadra che sembrava avesse mobilitato, da quel momento invece ha inanellato una serie di risultati positivi che penso la porterebbero al primo posto, ai primi posti, sì, della classifica, sì, del girone di ritorno. Quindi veramente una squadra eccezionale, e spero tanto che possa raggiungere il traguardo prefissato, nonostante un'annata un po' travagliata sotto i profili che tutti conosciamo. Avvocato, l'ultima: come si gestirà questo ricorso? Le carte in pratica quando verranno presentate, proprio in soldoni? Guardi, non abbiamo neppure avuto la notifica della sentenza. La sentenza è stata solamente pubblicata. Dopo la notifica provvederemo a chiedere gli atti del procedimento. Ricevuti gli atti, abbiamo 7 giorni di tempo per fare il ricorso, ma lo faremo molto velocemente. Non appena avremo gli atti, ritengo 2 o 3 giorni, depositeremo anche l'appello. Avvocato, io la ringrazio, è stato chiaro, almeno a chiarire appunto alcuni aspetti di merito e procedurali, anche se non si è addentrato nel discorso, ma ovviamente all'avvocato Chiacchi. Esatto. Per motivi non potevo. Lo ricordiamo che l'avvocato Chiacchio difende la società, quindi ha anche una linea da seguire nei confronti della società. Noi, avvocato, io la ringrazio per questo contributo e speriamo che nelle prossime puntate di Virtus Style la ridisturberò e mi darà delle belle notizie. Me lo auguro anche io. Grazie, avvocato Chiacchio, buona serata. Buona Grazie. Serata a voi, arrivederci. Grazie all'avvocato Chiacchio. È stato però, questo lo ha ammesso nitidamente, ma poi ricostruendo anche le vicende, mister, è riuscito in qualche modo a posticipare il pronunciamento del tribunale nel periodo focale, ovvero sia nel periodo in cui la Virtus ha messo ha fatto punti. Sì, no, allora, l'avvocato è stato molto chiaro. Io spero nel ricorso che ci levino almeno 2 punti.
No, è un peccato questo qui, perché ecco, prima in una trasmissione precedente avevamo cercato di scoprire qual era un difetto che poteva avere questo Lanciano di Maragliulo. Il difetto, avevamo detto, che era un pochino quello di approcciare un po' le partite un po' così così, quindi poi nel secondo tempo domenica si è verificato il contrario, cioè domenica, ieri sera si è verificato il contrario, siamo partiti molto bene, come ha detto l'amico Riccardo, e potevamo segnare anche il terzo gol. Poi chiaramente abbiamo sofferto un po' perché loro hanno segnato un bel gol con Galabino, bulgaro terribile, che ha fatto un gran gol, hanno fatto un bellissimo gol, perché fare gol a Cragno di questi tempi qui non è tanto facile. Lui ha fatto un bellissimo gol. Poi accende, abbiamo dovuto soffrire sino alla fine, ci siamo dovuti difendere. Ma insomma, forse era anche quello lo svolgimento della gara. Lanciano che poi non ha disdegnato di mettere Regione, di richiamare in panchina Ferrari e mettere Rocca. Sì, insomma. Sì, no, l'ha fatto benissimo l'allenatore. Certo, uno vorrebbe stare sempre in campo, però per esigenze di squadra la sostituzione andava fatta. Non c'è dubbio. È stato bravissimo. È chiaro che a quel momento lì loro si sono riversati tutti in avanti. Poi non scordiamoci che giocavamo contro il Novara. Assolutamente. Non è l'ultima arrivata. Prof, può avere ripercussioni dal punto di vista mentale questa mazzata, visto e considerato che sono giovani e vogliosi, desiderosi, che hanno creato un bell'ambiente, in poco tempo si sono compattati, però queste penalizzazioni secondo te quanto pesano sulla mente di ognuno di loro? Ma secondo me non creeranno nessuno scompiglio, perché da una parte c'è Maragliulo, che è una persona molto pacata e che dà tranquillità e serenità in ogni occasione, maggior ragione adesso. Secondo me lo prenderanno come stimolo ulteriore. Io vedo che la squadra, l'ho vista ieri, è come se fosse già preparata ad un'eventuale penalizzazione, quindi mentalizzata esatto, quindi ad andare oltre. Cioè, proprio certo. Una sensazione che di lotta per superare le difficoltà. Anche quindi, questo stacco. Dice il prof Agrello, chi si ferma è perduto, Riccardo, in parole povere. Quindi probabilmente la Virtus non ha altre chance se non quelle di dimostrare dal Sant'Elia in poi il proprio valore sul terreno di gioco. Io concordo pienamente con quello che ha detto Andrea, perché ripeto, l'approccio è stato ottimo, si poteva chiudere la partita, c'era la palla del terzo gol da metterla lì, bisogna far gol, ma Nicola lo sa, quindi io ho tantissima stima di Ferrari, come ho tantissima stima di Marilungo, che secondo me è un giocatore importantissimo, sia nell'andare a prendere palla, nel mettersi tra le linee. Di Francesco se ne parla ormai da tempo ed è un ragazzo che mi colpisce soprattutto la sua umiltà, la sua correttezza anche ieri. Tanti occhi addosso, anche di sì, Big. Sì, ma lui è sereno, poi c'ha un grande papà, quindi è un papà che la carriera del padre, cioè, gli darà anche lui sicuramente dei consigli. Ma primo, sono felicissimo per il mister, perché come avevo un ottimo rapporto anche andando a vedere gli allenamenti di Roberto, di D'Aversa, al quale dicevo sempre sorridi ogni tanto, vedere Maragliulo che sorride dà tranquillità anche, cioè a volte un sorriso in più aiuta, un piccolo gesto anche fa tanto, fa la differenza. Ma i ragazzi tanto. Li vedo pronti, carichi, l'approccio di ieri mi è piaciuto tantissimo, a Latina è stato un po' più lento magari. Ieri sera, parlo ovviamente anche da tecnico, ma abbiamo qua due persone molto più, ha reso un po' di meno, ma è anche normale, perché giocare tre partite alla settimana, Vitale era un tantino al di sotto, però quando da tenere palla teneva palla, a me la squadra è piaciuta molto, poi è normale che quando ti mettono quei tre corazzieri lì davanti, ecco, venendo proprio parlavamo con lui Galabino, avevo proprio i genitori a fianco a me in tribuna ieri. Proprio il gol che ha fatto Galabino, si parlava appunto della fisicità dell'attaccante, basso, alto, medio. Lì c'è un discorso di tecnica, di postura, di agilità, di elasticità nel movimento, e sono particolari e vanno curati. Sì, sì, il dettaglio poi fa la differenza. Ma io penso che questi 5 punti buttino giù di morale più il tifoso che il giocatore, sì, perché i giocatori lo prendono come un motivo di rivalsa, quindi si impegneranno ancora di più.
Poi il giocatore di calcio, ripeto, non va giù di morale, va giù di morale quando perde. Quando pareggia, vince, è sempre su di morale. Poi queste situazioni gli riguardano relativamente. Loro andranno in campo, secondo me, anche domenica a Cagliari, perché le due squadre prime in classifica, ultimamente, forse pensano di essere, sicuramente sono già quasi promosse. Stanno già pensando... Quindi stanno perdendo qualche colpo, quindi non si sa mai dove si vanno a fare i punti. E Lanciano ha dimostrato a Crotone dove ci hanno derubato, perché a Crotone ci hanno... Chi ieri sera Maresca di Napoli, qualche decisione, soprattutto... Va bene, però ci può stare, però il rigore di Crotone, quello è stato clamoroso secondo me. Qualcuno chiede da casa se è possibile decidere sui riferimenti, ci voglia tanto tempo, 5 giornate dalla fine, saperlo con anticipo si ha più tempo per assimilarlo e quindi cercare di recuperare. Hanno deciso che dobbiamo retrocedere. Franco, ti correggo subito perché l'avvocato Chiacchio ha detto esattamente l'opposto, questa sentenza doveva arrivare un mese fa circa e quindi avrebbe potuto veramente mettere la parola fine alla rincorsa virtussina, quindi è stato questo l'input societario, questo ce l'ha detto l'avvocato Chiacchio. Prof, ci vogliamo rivivere le emozioni di ieri sera nel servizio, tante luci, qualche chiaroscuro per Marco Baroni, gli ho fatto la domanda, te l'aspettavi un Lanciano così frizzante, soprattutto nei primi tempi, dove il Lanciano sotto la gestione Maragliulo non aveva mai espresso un calcio sì costante, ma mai così effervescente. Ieri sera lo avrà sorpreso? Senz'altro, a parte la morfologia delle due squadre è completamente diversa, il Lanciano ha tutti i giocatori brevi linee, piccoli reattivi, specialmente davanti. Novara è una squadra molto più strutturata, in effetti è venuta un po' fuori alla distanza, però la partenza è stata davvero molto devastante, molto a rilento di Baroni, soprattutto della difesa, della difesa. Sì, e poi è quello che ha colpito un po' di più, i vari trust, una difesa impacciati, Dickman, sì. Compagnia Bella, avevano Baroni, sì. Sappiamo che è maniacale verso la cura, balia della... anzi addirittura ha cercato all'inizio di cambiare anche gli esterni, perché Dickman non prendeva mai Di Francesco, sulla corsa lo stava davvero superando spesso, ha cambiato, eppure anche Faraone è andato in difficoltà, anche perché Di Francesco in questo momento in Serie B... Ha fatto la differenza Di Francesco ieri sera, secondo me sì, perché quando strappava. Ci vediamo... Allora, rivediamoci il servizio di Virtus Lanciano. Novara, vai Gianni. Si accendono i riflettori del Guido Biondi e per il Lanciano di Primo Maragliulo. Sono solo luci, chiaroscure invece per il Novara di Marco Baroni, che da ex perde per la prima volta contro il Lanciano. I rossoneri frentani, anche contro i piemontesi, si rivestono di carattere e sfoderano una prestazione fatta di tanto cuore, tanto sacrificio e di una ventina di minuti, i primi da big assoluta. Infatti l'avvio del Novara è scioccante perché al suo cospetto c'è un Lanciano che ha un approccio deciso, concreto, aggressivo alla sfida. Di Francesco e Vastola mettono sistematicamente in difficoltà la linea mediana di Baroni e infatti al primo acuto i rossoneri sono già in vantaggio. Quarto minuto, fa tutto bene Armin Bacinovic che disegna dalla sinistra un cross perfetto in area di rigore per Guido Marilungo, che non ha problemi a spedire in rete. Spinge sull'acceleratore il Lanciano. Sesto minuto, Salviato impatta di testa un traversone di Vitale, ma Pacini smanaccia sulla linea di porta evitando di fatto la seconda istantanea capitolazione. La reazione del Novara è affidata ad un calcio di punizione dal limite dell'area del bulgaro Galabinov al decimo, che però non inquadra lo specchio. La Virtus vuole sfruttare la verve decisa e infatti raddoppia, trovando il pertugio giusto ed anche piuttosto agevolmente nella difesa del Novara. Tutto questo al minuto 12, quando Marilungo serve Ferrari, che mette subito al centro dell'area un pallone filtrante. Pacini prova a respingere, ma Di Francesco a due passi come un falco intercetta la sfera e la butta in rete. 2-0 del Lanciano. Al 27esimo Faragò verticalizza, Galavinov è lesto a superare a mente e a lasciar partire il tiro che varrà il gol dell'1-2, che dimezzerà dunque lo svantaggio incrociando un tiro che è imparabile per Cragno.
La Virtus non sbanda e anzi non sembra nemmeno più di tanto accusare il colpo dopo il gol del bulgaro. Infatti si presenta subito al cospetto di Pacini con Di Francesco al minuto 28, ma l'estremo difensore piemontese si salva. Gonzales al 36esimo prova la conclusione da fuori area, mentre sul capovolgimento di fronte Vastola va in rete, ma De Meo ha la bandierina alzata e Maresca annulla. Ma la qualità del Novara si vede. Gonzales si libera con un gesto tecnico bellissimo e Cragno però gli chiude lo specchio della porta. Baroni tra il primo e il secondo tempo lascia negli spogliatoi Bolzoni e butta nella mischia Buzzegoli. Il Novara di avvio di seconda frazione di gioco è decisamente più convinto e più convincente. Secondo minuto, Galabinov lascia partire una sassata dal limite dell'area, ma Cragno para. Il lanciano prova a sfruttare la velocità di Di Francesco e di Vastola, e proprio su un'incursione di Vastola in area novarese il lanciano si lamenterà per un presunto tocco di mano da parte di un calciatore, ma Maresca lascerà proseguire. Cragno diventa superstar e sfodera due prodigi che preservano il vantaggio, prima con l'ausilio del palo, poi in uscita bassa su l'ex Trust. È monumentale l'estremo difensore del lanciano. Baroni tenta il tutto per tutto a 10 minuti dalla fine, innesta anche Evacuo. Corazza al 36esimo prova a sfruttare un'indecisione tra Aquilanti e Cragno, ma la palla termina di poco al lato. Poi i minuti di recupero e gli applausi scroscianti del popolo frentano, che crede come non mai in un miracolo che ha un nome: salvezza. Allora, io ho detto crede in un miracolo che si chiama salvezza. Ieri sera 43 punti. Cambiano secondo te anche gli equilibri un po' per le altre pretendenti a questa salvezza diretta, Riccardo? Cambiano sì, però... Per esempio il Vicenza, che era lì per lì, era la squadra che forse aspettava più questo passo falso della Virtus, perché adesso si posiziona veramente in una posizione di tranquillità. Sì, però ti ripeto, noi dobbiamo ragionare, sono 5 battaglie, dobbiamo essere... Quota salvezza quanto... Quota salvezza 47-48, sì, 47-48 più o meno, sì, stiamo lì. Anche l'Ascoli ieri ha perso in casa, per dire, secondo me lì sarà tra 47-48, sì, sì, più o meno sì. Però ripeto, io sono fiducioso, la squadra è pronta, cioè... Può fare 10 punti su 15 a disposizione? Secondo me sì. Secondo me... Qualcuno dice l'eventuale retrocessione a questo punto è soltanto colpa di questa società. Ma io non voglio entrare in questo momento. Ma io perché... non farei molto di questi calcoli. Io andrei a giocare. Dovrei giocare. Ma ho visto una squadra viva, molto viva, quindi può andare a giocarsi la partita da tutte le parti, senza fare calcoli. È ovvio che con le classifiche che adesso abbiamo perso questi 5 punti, è chiaro che la concentrazione deve essere maggiore. Però secondo me ha tutte le possibilità di salvarsi, perché la classifica è corta. Quindi, quanti punti servono secondo te, mister? Ma io penso 46 punti. Anche 46? Penso, 46. Potrebbe, perché non vedo le squadre dietro, che la più regolare è proprio il Lanciano, perché il Lanciano sta facendo punti. Le altre, Modena, se vince una partita ne perde 2 o 3, l'Ascoli tentenna un po', il Vicenza si è un po' ripreso, però... Salernitana il Livorno a volte sembra... Fa paura che dietro il Lanciano ci siano Salernitana e Livorno? No, penso di no. Penso di no, perché Livorno, diciamo, quest'anno tra alti e bassi, il campionato, insomma, la classifica è quella. La Salernitana pensavo potesse fare di più, perché quando gioca in casa vedo che gioca anche bene, però subiscono troppi gol. E quindi io... Penso più che quello che... Perché stavo pensando anche che Lanciano fuori ha degli ottimi giocatori, tipo Gian Giordano, Domenica non ha giocato a Rocca, quindi noi abbiamo anche dei ricambi e sono giovani. Quindi adesso... Non ci sarà Vitale sabato? Non ci sarà Vitale, però c'è... Sardegna. No, Gian Donato. Sono ragazzi di 22-23 anni, quindi adesso che cominciano i caldi, questi primi caldi, può...
possono fare la differenza. Secondo me sì, possono fare la differenza sul piano della corsa atletica. Prof, poi si giocherà nella tua Toscana, probabilmente l'ultimo atto decisivo per la Virtus, per rimanere, anche per provare a rimanere direttamente in serie cadetta senza passare per il capitolo playout, perché il 20 di maggio in notturna si accenderanno i riflettori dell'Ardenza di Livorno e il Lanciano affronterà la squadra labronica in un dentro fuori, probabilmente. Speriamo di no, che siano giochi già fatti. Secondo me il Livorno invece adesso potrà fare qualcosa, perché innanzitutto c'è il mio caro amico Girain, con cui ho collaborato il primo anno a Empoli, primavera dell'Empoli. Lo conosco, un tecnico molto preparato, molto, molto serio. È un ritorno anche. È un ritorno, è una persona di campo, un lavoratore, uno che gli è stata data solo una volta una possibilità, quindi gli accomuna una persona molto tranquilla, molto simile a Primo Maragliolo dal punto di vista del carattere e temperamento, quindi qualcosa di nuovo porterà senz'altro a Livorno, se non altro tranquillità, anche perché è un ambiente un pochettino particolare ultimamente. Lui conosce la piazza molto bene, perché c'è stato diversi anni sia come allenatore della primavera che anche in prima squadra, sì, se non erro, in un avvicinamento in Serie A. Credo proprio lo scorso anno, se non vado errato, Gelain era stato allenatore della squadra labronica. Io però devo andare in pubblicità, ma la pubblicità la faccio lanciare da chi riceveva tanti lanci e poi la buttava in rete. Sto parlando tutti e due, però questa volta tocca a Riccardo Nerone. Bomber, quello della telecamera, mi fai vedere come annunci la pubblicità agli amici di Virtus Style. Pubblicità. Eccoci qua, seconda parte di Virtus Style. Lo abbiamo detto, argomento caldo, la penalizzazione di 5 punti che si decurtano ai 43 di ieri sera conquistati contro la squadra di Marco Barone. Prof, ieri sera abbiamo detto serata straripante, anche l'accoglienza a Baroni com'è stata? Tu che li conosci bene, l'ambiente frentà, la curva insomma non ha punzecchiato più di tanto l'ex Baroni, che tra l'altro è la prima gara da ex che perde contro il Lanciano. Sì, la curva devo dire l'ho vista tranquilla rispetto all'anno scorso. Forse c'era anche il fatto che Baroni l'anno scorso guidasse Pescara. Probabilmente, però ho visto un accanimento piuttosto massiccio in tribuna contro di lui. Mi dispiace, perché fondamentalmente, se ci pensiamo bene, è stato un allenatore che ha guidato la squadra per 7 giornate prima in classifica. È l'allenatore, ti dico io, che ha fatto più punti in una serie cadetta della Virtus. Ma soprattutto, indirettamente, anzi no, non tanto indirettamente, direttamente è colui che ha portato e ha fatto conoscere Maragliolo a Lanciano. Sì, perché sì. 2 anni fa Primo Maragliolo è venuto a Lanciano grazie a Barone. Non c'è dubbio, i tanti meriti di Marco Barone, il minutaggio continuo dell'annata che ha portato il Lanciano ai vertici appunto del campionato cadetto, il lancio di tanti giocatori fino all'ultimo istante, quel venerdì sera contro il Cittadella, dentro o non dentro, insomma un'annata da ricordare, prof, con Barone a Lanciano. Senz'altro, per tutti. Non capisco, aveva dato fastidio quel fuoco dentro in probabilmente ancora del Barone, quel fuoco dentro che non aveva più, che così lui dichiarò, anche se insomma Barone, ti dico sinceramente, imparandolo a conoscere, è sempre stato un signore per eleganza, quindi probabilmente si è preso, ti dico io, colpe che nemmeno aveva. Probabilmente, però se non vado errato, ancora si dice a Lanciano che ha portato una grande professionalità, ha portato non c'è dubbio un modello questo, di lavoro, su questo aspetto. Il quale sta dando ancora i suoi frutti, perché con Primo Maragliolo e anche prima, penso che la metodologia di lavoro ricalchi quella che ha portato lui.
anche in termini di professionalità, perché non ci può essere metodologia di lavoro senza professionalità. Tu l'hai detto indirettamente, ma i meriti, te li dico io, sono anche tuoi, perché facevi parte di quello staff insieme a Bartali, insieme a Primo Maragliulo, c'era il prof Agrello, c'era Danilo Massi, chi c'era ancora con voi? C'era Andrea Brugnera, sì. Che venne dopo, venne 6 mesi dopo, è stato da gennaio. Però ecco, il grande merito della società, dei dirigenti, è stato quello di osservare il lavoro e di portarlo avanti, dando continuità anche con alcuni elementi che sono ancora dentro quando c'eravamo noi. Di capitalizzarlo, certo, in termini, certo, materiali e immateriali. Fa la differenza questo aspetto, mister? Cioè questa professionalità, questa ventata anche Mi chiami in causa perché sai che giro il mondo, mi conosci bene anche Renzo, quindi... Ormai sono acquisito 43 anni a Lanciano. Intanto qualcuno dice: grandi gli ospiti che hai. Io ci dico con un po' di modestia, come al solito, alla faccia dei gufi, ci salviamo, alla faccia dei gufi. Insomma, c'è anche questo spirito battagliero che non fa male, di tanti tifosi rossoneri che insomma si vedono in qualche modo presi in giro, per non usare un altro termine, dopo tutta quest'annata particolare, paradossale, però ci si crede ancora. Ti dicevo, sì, la differenza, guarda, io quando mi hai detto che stasera, a parte il mio ex mister... Non lo sapete però che veniva... Ma è una sorpresa. Ma c'è sempre l'uccellino che ci conoscono a Lanciano, non so. Però mi hai detto che veniva anche Andrea, ero orgogliosissimo e felicissimo di stare con tutti e due, con entrambi. Sai come la penso, anche perché nella mia vita professionale sono sempre abituato, nel lavoro in primis, a portare... Anche nel settore mio odontoiatrico parliamo di posture collegate a tante altre situazioni. Quando ti parlavo prima del movimento di Calabino, avevo proprio il genitore a fianco ieri di Calabino, mi diceva: mio figlio è un animale, 1,95, l'altro sono 2,06 m, vivo a San Benedetto del Tronto. E parlavo col genitore nell'intervallo, col papà e la mamma, e anche lui è un atleta, io non parlo di calciatori. Devo ringraziare tante mie piccole conoscenze che sto assimilando e imparando a conoscere negli anni. Devo fare una nota di merito al dottor Franco De Luca, perché oltre ad essere un ottimo odontoiatra mi ha insegnato tante cose, in primis dal gattonamento, da forme posturali, che in questo Andrea non è preparato ma è super preparato, e lo stesso Marco Barone, perché i team devono lavorare sempre con lo stesso obiettivo, nello stesso... Io dico che Lanciano, abbiamo delle grandi potenzialità, però da lancianese ormai acquisito, dico che dobbiamo imparare a intercomunicare, a interscambiare, a approcciarci a 360 gradi con persone che ne sanno più di noi, tenerle dentro. Perché forse solo così si cresce. Io penso che... Così si cresce. Io mi sono fatto da solo e tu lo sai, però dico... Ma infatti, tornando al discorso di Baroni, io penso che il tifoso sia rimasto un po' male perché lui è andato via. Il passaggio a Pescara. Sì, ma d'altra parte lui, questa gente che ha viaggiato per società molto grosse. Però è anche vero che poi quindi i tasselli messi insieme, insomma, Marco Baroni credo che non aveva... Le opportunità per giocare e per allenare a Lanciano, perché si erano create delle situazioni, sì, contingenti che lo avevano. Situazioni, ieri sera chiaramente il pubblico non lo ha beccato perché è stato distratto dall'inizio di Lanciano, quindi ha pensato a fare il tifo, perché sono stati noi tifosi ieri sera eravamo un po' esaltati. Io Lanciano così all'inizio non l'avevo mai visto. E quindi, ti ha sorpreso. Perché doveva pensare a Baroni? Baroni fa il suo mestiere. Ma prendiamo l'aspetto positivo, scusa Renzo, nello sport, cioè la cosa bella è stata l'abbraccio finale tra Primo e Marco, sì. Lo stesso Marco, c'è stato un... L'ho anche baciato, cioè, questo è stato il gesto di Primo Maragliulo nei confronti di Marco Baroni. Io sinceramente sono andato a salutare Marco anche nel ritiro, è stato gentilissimo, perché per me è una persona che ha lasciato un ottimo ricordo.
sia come tecnico e anche professionalmente. Anche professionalmente, ma anche secondo me a livello umano. Poi perché si sia lasciato con Lanciano lo sanno la società e lui. A Lanciano a volte si parla troppo, si parla a Vamera, quindi non bisogna entrare in certi discorsi. Sono le persone addette. Appunto, parlano i fatti, parlano i fatti, e quelli parlano a favore di Baroni, non c'è dubbio. Tu hai abbracciato Maragliulo o Baroni ieri sera? Tutti e due. Ieri sera questo gesto ha fatto primo Maragliulo nei confronti di Marco Baroni, poi si sono detti ci sentiamo tra qualche minuto. L'allievo, anche se anagraficamente più vecchietto del maestro, ha vinto. Esatto, non lo definirei allievo primo, perché è una persona che è 25 anni sui campi e quindi penso che sia più che competente. Ha sempre queste forme un po' riverenziali, ma fa parte del suo carattere, però non è certamente uno sprovveduto. C'è il detto che l'allievo supera il maestro. Quello fa parte. Noi ci vediamo promossi e bocciati proprio sulla gara di ieri sera. Promossi e bocciati, vai! Ci sia tutto al 7.5 di Guido Marilungo, un altro giocatore importantissimo, al voto altissimo anche per Di Francesco. Ci stanno questi voti? Sì, senz'altro. Da un punto di vista fisico, a me piace più analizzare questo, la squadra ben oltre la sufficienza, se non il buono e ottimo. Cragno ha fatto delle cose dal punto di vista dell'esplosività davvero importanti, lo stesso Di Francesco ha un'accelerazione davvero da categoria superiore, ma io non disdegnerei anche la prestanza fisica di ricordare la prestanza fisica di un vecchietto, tra virgolette, Bastola. Come più che Bastola, Amenta. Che io penso in Serie B. E da tanto lo dico, ma secondo me un centrale come lui non c'è. Ecco qui, il 7, gli è sfuggito solo Galabino. Secondo me, va bene, quello ci sta, è una disattenzione. Ma infatti il voto gara è comunque altissimo. Anche un giallo assurdo da parte di Maresca per Amenta ieri sera. A proposito di Cragno, Riccardo, è il miglior portiere che Lanciano ha avuto in Serie B? Ha avuto Leali, ha avuto Nicolas, ha avuto Sepe. Ha avuto Cragno.
Io il voto di ieri do quello che mettevamo ieri Renzo, il 9. Per me era da 9 ieri, perché ha fatto veramente, a parte la prima con i mister, tutti e due, ricorda un po', ecco, diceva Andrea prima, Castellini, un po', secondo me anche molto più reattivo rispetto a Sepe, più come, proprio come tempi di rapidità, di reattività, di elasticità, non so il termine esatto, ma anche nel paratone, nell'andare a attaccare la palla, appunto ne parlavo con Andrea, è stata una cosa impressionante. Se fosse venuto ad agosto a Lanciano, probabilmente... Ma sono cose che hai, ecco, la morfologia, sono cose che secondo me acquisisce anche da ragazzino, parlavamo prima in macchina venendo appunto... Anche Salviato ha disputato una buona gara. Salviato anche molto bene, sì. Era arretrato. Gara. Io, oddio, nei voti... Non tengo molto in considerazione i voti, certo, sì. Che adesso dare 8 a Cragno e Di Francesco è facile perché sono i due giocatori più in forma. Te l'aspettavi un'esplosione, mister, di Di Francesco, che probabilmente non giocava nemmeno Non a questi livelli, no, assolutamente no, perché Di Francesco non solo un gran corridore, fa gol, ma fa dei gol di ottima fattura, sì. Gol che non vedi sempre. Questo ragazzo è cresciuto in maniera straordinaria. Quando ha segnato c'erano i miei ex fans, sono saltato 10 minuti prima che mettesse, mi ha detto ce l'hai ancora nel sangue, perché ho visto... Ha il gol nel sangue, gli va dentro. E mi meraviglio, lo dico molto onestamente, di come la Pescara Calcio si sia fatto sfuggire questo ragazzo. Che io l'ho seguito in primavera, ci sono i tempi di esplosione, ecco, a volte accelerare troppo, ci sono i tempi di maturazione per ogni giocatore. Guarda, nel calcio italiano c'è sbagliato con Riva, Boninsegna e questi qui, perché magari la crescita prima non è stata a questo livello, quindi sono cose normali queste, anzi lui essendo un giovane, quanti anni ha? 21 anni? 93, 94. Quindi è ancora molto giovane, quindi... Può crescere ancora tantissimo. Sì, può crescere tantissimo. Ancora tanto, magari forse non era ancora il suo momento. Ieri ha dato degli strappi impressionanti, perché mettere in crisi Dickman, poi come dice Andrea, cambia anche Marco, Faraoni stesso c'ha una bella corsa, ma è andato in crisi anche Faraoni. Ma poi c'è questo da ammirare un po' su tutti, penso che sia sempre questo Vastola, perché qualsiasi ruolo gli facciano fare, lui... cioè un ragazzo di 38 anni che gioca ancora a questo livello qui, francamente. Classe 78, Di Francesco nato a Pisa, classe 94. Gli opposti, eppure ieri si sono... 22, è l'anno della sua 22 anni esplosione. Questi sono gli anni dove il giocatore è più forte sia fisicamente, comincia ad avere già un po' di esperienza, quindi è il momento, lui lo sta sfruttando al massimo, sta uscendo. Mister Agrello, prof, ci vogliamo sentire. Prima Primo Maragliulo o Marco Baroni? Sceglilo tu. Dai, lanciami tu, o Baroni o Maragliulo. Io farei fare prima per onore della sconfitta, lo sconfitto a Baroni. No. Marco prima, Baroni. Prima gli ultimi e poi... rammarico perché... Niente, no, è stata una partita dove abbiamo regalato i primi 20 minuti in maniera clamorosa, poi la squadra dopo è venuta fuori, peccato perché comunque è stato un tempo per uno, forse con un pizzico di fortuna e di determinazione in più potevamo portare un pareggio a casa, però dobbiamo prendere in questo momento il positivo di questa gara, chiaramente levare anche quell'approccio iniziale. Abbiamo anche qualche giocatore da recuperare e io sono convinto che sono fiducioso. Il primo sta facendo un lavoro straordinario, io ho avuto il piacere di lavorare insieme con una persona straordinaria, un amico, e sta dimostrando di essere un tecnico di valore. No, ma io ricordo, ho dei ricordi molto belli dell'anno passato qua. Abbiamo fatto qualcosa di importante, i punti li sapete. Non siamo entrati per poco, quindi io ricordo tutti con grande piacere. Stati fortunati l'anno scorso, quest'anno è stato, non dico sfortunato, perché comunque abbiamo visto, ci aspettavamo questo Lanciano, un Lanciano aggressivo, un Lanciano comunque che gioca bene, non c'è da nasconderlo. Purtroppo un po' di rammarico per gli ultimi 10 minuti finali, che abbiamo avuto tante occasioni, però niente, è andata così e...
noi ci rifaremo, speriamo. Noi ne avevamo parlato con col mister, c'è uno spirito qui bello di gente che lotta fino all'ultimo secondo, che vuole ottenere comunque l'obiettivo prefissato, e questo è Lanciano, ecco, quindi lo sapevamo, ma bravi loro a interpretare la partita così, e niente, noi faremo il nostro campionato. Allora, oltre a Marco Barone, anche Federico Casarini. A proposito di Marco Barone, ha riconosciuto appunto questo sbandamento un po' iniziale, se lo aspettava la Virtus. A proposito anche della sfida di ieri sera, intanto da sabato qualcuno dice inizierà un mini campionato per la Virtus, dovremmo scendere in campo come tanti gladiatori ad annientare il nemico a colpi di spada. Solo così riusciremo a salvarci. Con Marco Baroni 60 punti, un campionato cadenzato, 30 punti o 33 credo al giro di boa, e altrettanti più o meno al girone di ritorno. Se ci salviamo organizzeremo una seconda festa patronale il 20 maggio di ogni anno, Forza Virtus Lanciano, da parte di Maurizio. Però insomma, le Baroni probabilmente non si aspettava nemmeno questo approccio così deciso del Lanciano. Io penso che Non se l'aspettava, ma dall'altra parte invece era preventivato, perché solo lottando così e affrontando mentalmente la partita così si raggiunge un certo obiettivo. Lotito, qua parlano anche ancora di condizionamenti, tu come lo vedi? Ma riferito a che cosa? Al finale di stagione c'è questo Lotito che rappresenta la Salernitana. Quando si gioca bisogna giocare. Saluto a Roberto Spadano intanto. Preferisco non commentare, ma non perché, cioè io quando si andava in campo, anche Renzo lo può confermare, cioè sia da giocatore che da allenatore bisogna dire ragazzi di essere superiore a tutti, anche all'arbitro, certo, ieri magari. Anche al Cagliari. Anche al Cagliari, poi è normale, 11 sono loro, 11 siamo noi, quindi le partite bisogna giocare. Da casa chiedono se ci sarà il ricorso, già l'ho annunciato prima in diretta telefonica l'avvocato Edoardo Chiacchio, non si è pronunciato ovviamente sull'entità, devono ancora presentare le carte per una questione di notifica. Dopo tutti i torti subiti e le penalità gravi in raffronto a partite truccate e vendute, è arrivato il momento di ritirare la squadra. No. Tanto lassù non ci vogliono, dissenti, Renzo. No, assolutamente, adesso c'è un po' di rammarico per questo, che è logico che sia così, che si è sommato anche alla partita di Latina, perché lì ci siamo visti sfuggire la partita all'ultimo minuto, avevamo vinto, quindi avevamo punti in più. Però io sarei sempre ottimista, perché il Lanciano ha perso solo col Perugia meritatamente, le altre partite se le giocate, quindi non è una crisi di gioco, c'è stata qualche partita persa, però il gioco la squadra ce l'ha, lo ha dimostrato fino a ieri, quindi io sarei molto ottimista per il finale di campionato. Qualcuno chiede perché il fuorigioco di Vastola, noi grazie anche all'ottimo Gianni D'Areo l'abbiamo anche messo nel servizio che ho firmato io per TV6, proprio il fuorigioco, il gol annullato a Gaetano Vastola, poi se riusciremo vi faremo rivedere proprio quel frame che comunque abbiamo inserito nel servizio, che è disponibile su YouTube, la pagina di TV6. Dicevo, a questo punto anche Primo Maragliulo va ascoltato, prof. Senz'altro. Lo vuoi rilanciare tu? L'hai sentito ieri sera, subito dopo la partita, Maragliulo? No, l'ho visto, gli ho fatto un messaggio veloce, ma contento ieri, molto contento, molto era galvanizzato dal fatto che la squadra aveva fatto quello che gli aveva chiesto, cioè una prova maiuscola. E contento e tignoso, perché il 10 minuti alla fine, una posizione sull'esterno sotto la tribuna, l'ho visto veramente proprio. E oggi lo è ancora arrabbiato. Di più tignoso. Sì, ma è quell'arrabbiatura positiva. Però forse era quello che avevamo anche come stampa stuzzicato a Primo Maragliulo, che probabilmente frangenti qualche cambio. Il condottiero deve avere quella grinta anche in quel momento lì. Quindi ripeto, poi c'è stato bellissimo. Come mi è piaciuta l'incazzatura in positivo, scusami per il termine, di Nicola, di Ferrari, però subito si sono abbracciati, cioè quello è sintomo. Però guarda, ti faccio una battuta,
Ferrari si incazza un po' troppo spesso. Sì, ma va bene, però Ferrari fa anche un grandissimo, è uno che fa salire la squadra, è uno, cioè, normale, è giusto che sia così. Renzo si arrabbiava in campo? In campo sì. Sì, certo, specialmente poi se vieni sostituito ti... Anche a me mi ha sostituito molto e me lo meritavo però... quell'anno, perché non ho reso al massimo a caso, però è giusto. Però, tu dai. Reagivi come Ferrari. Dopo alla fine ho reagito bene, all'inizio il mister ha sempre ragione, quindi bisogna mister ha ragione, perché vedi, le partite le vince, i punti li sta facendo. Deve solo tenere compatta questa squadra. Il gruppo c'è, perché sì, è chiaro che un giocatore quando esce dal campo è un po' stizzito, ma più che altro deve prendersela con se stesso. Poi alcune sostituzioni vanno fatte. Io non sono molto d'accordo su quando a Latina è stato criticato perché ha messo in campo Turchi, però lui ha messo in campo un giocatore di esperienza. Però Turchi ha avuto anche un'occasione importante a Latina. Io per me non è che ha sbagliato lì, ha messo Turchi perché lo ha ritenuto un giocatore di esperienza che sa difendere, sa attaccare, ha messo un giocatore esperto, forse io avrei fatto la stessa cosa. Poi si è subito il pareggio, però non scordiamoci che il pareggio è stato un gran gol da parte del Latina, perché lì c'è stata una palla che capitata in aria, il giocatore del Latina non ha pensato, ha preparato il tiro. Ricordiamo anche che a Latina il Lanciano ha giocato con una difesa inventata. Esattamente, sì, una difesa totalmente inventata, ed ha giocato abbastanza bene. Abbiamo avuto due ripartenze, potevamo fare il 3-2, era una partita, si poteva perdere e vincere. Che l'ultimo gol, stavo dicendo, è stato un gran gol, perché non è che è andato a tirare di potenza, ha piazzato il pallone, quindi è stata molto rapida l'azione. E non c'è niente da fare, quando vengono questi gesti tecnici qui, è inutile stare tanto a recriminare, sono stati bravi, è giusto così. Amen. Sì. Prima di andare in pubblicità, Primo Maragliulo, chi me lo lancia Primo Maragliulo? Vai sempre tu, prof. Vai, quella è la telecamera di Marcello Ruggero. Ed ecco a voi il vincitore della partita, il tecnico della squadra vincitore della partita Lanciano Novara. Primo Maragliulo. Metterei la firma per fare altre 5 partite così di grandissima sofferenza, però portare a casa i 3 punti. No, a parte gli scherzi, avete assolutamente ragione. Questa volta la squadra ha approcciato in maniera fantastica la partita, è andata in vantaggio di 2 gol, probabilmente ne poteva fare anche un altro. E nel primo tempo anche sul 2-1 ha continuato a giocare con grande personalità. Invece poi nella ripresa, dopo che abbiamo subito il gol, sicuramente ci siamo un po' abbassati. Man mano che passavano i minuti la squadra voleva assolutamente portare a casa il risultato e ha sofferto. Però ho già detto, mi sembra, voglio chiaramente rivedere la partita, però a caldo, al di là della grandissima parata che ha fatto Alessio Cragno che ha salvato il risultato, poi non ci sono state situazioni così pericolose perché comunque il Novara meritasse il pareggio. E niente, alla fine sì, con sofferenza abbiamo portato questa vittoria entusiasmante. Noi l'unica cosa che dobbiamo fare è cercare il risultato, poi vedete, no, ci sono partite come quelle che abbiamo affrontato con Perugia e Entella che ti lasciano l'amaro in bocca perché sai che potevi fare di più. Ecco, questo, quello che dico ai miei ragazzi è che la cosa più brutta è uscire dal campo e avere i rammarichi. Le partite si possono perdere, però rientrare negli spogliatoi con la consapevolezza di aver dato tutto. Si dice di solito che il maestro supera l'allievo. In questo caso, anagraficamente parlando, l'allievo ha superato il maestro. Sposta qualche anno, però insomma, no, con Baroni com'è andato? Diciamo intanto che l'allievo è più grande del maestro. E quindi no, a parte questo, l'ho già detto ai vostri colleghi, con Marco rimane un rapporto bellissimo, abbiamo lavorato 2 anni insieme e io non devo fare altro che ringraziarlo, perché per merito suo sono rientrato nel professionismo dopo aver fatto tanti anni di settore giovanile e addirittura ho detto alleno una squadra di Serie B, una cosa che per me sinceramente era impensabile, però batterlo è stato un piacere. Che siano 2, 3, 5, 10, so solamente che la squadra questa sera ha dato una risposta fantastica e questa cosa posso dirlo già da adesso, che succederà anche dopo, che ci daranno, se ci daranno i punti di penalizzazione.
È chiaro che le reazioni vanno contenute in una certa maniera, però il ragazzo è stato eccezionale perché ha capito che aveva esternato un po' forse troppo in maniera eclatante il suo dispiacere e dopo appena 10 secondi è venuto ad abbracciarmi, mi ha chiesto scusa, non c'è assolutamente nessun problema. Insomma, a Ferrari poi gli faremo fare un po' di galateo d'uscita da parte del nostro bomber Cappellini, non c'è dubbio che poi potrà insegnare tante cose. Tanto di cappello a mister Primo Maragliulo, anche per il riconoscimento, non scontato, soprattutto nel mondo del calcio. Ma devo andare in pubblicità, lui ha lanciato Maragliulo, lui ha lanciato la pubblicità. Mister, tocca a te, mi fai vedere alle tue fans, ai tuoi allievi, come lanci la pubblicità? Pubblicità, non andate via, rimanete con noi. Virtus Style, ultimo quarto d'ora di trasmissione, stavamo discutendo di quello che è accaduto ieri sera, Baroni, poi abbiamo parlato anche di Primo Maragliulo. Vi vorrei far ascoltare però colui che è diventato l'oggetto del desiderio un po' di tutti, Federico Di Francesco, lo lancio subito io, poi abbiamo anche un collegamento telefonico. Vai con Di Francesco. Federico Di Francesco, da dove vogliamo ripartire? Dal fatto che sei stato devastante per tutta la partita nel mettere in difficoltà il Novara oppure da quel gol d'astuzia, d'opportunismo, il 2-1 che poi è stato il gol determinante? Beh, io vorrei ripartire dalla gioia finale che ha avuto tutta la squadra. Alla fine della partita c'è stata un'ondata di gioia pazzesca sia nostra che del pubblico, perché si è capita l'importanza della partita. Oggi era fondamentale vincere, non importava come, ma era importante vincere. L'abbiamo fatto, per me, giocando una grande partita, il primo tempo facendo un grande calcio, per me il secondo tempo soffrendo, però ripartendo a essere anche pericolosi. Ecco, tu hai parlato di grande calcio, i primi 20 minuti da 10 e lode questo lanciato. Sì, i primi 20 minuti penso sono stati i primi 20 minuti più belli della stagione, per intensità, per occasioni da gol. Dobbiamo continuare così, la strada è quella e continuando a giocare così io sono sicuro che ci salveremo. Tu da un lato, Vastola era dall'altro, forse un po' più arretrato di te, però insomma il Novara l'avete messo spesso e volentieri in difficoltà con la vostra velocità. Sì, sicuramente sia la catena di destra che quella di sinistra hanno fatto un gran lavoro, sia anche i terzini sono stati molto importanti, Gaetano è molto bravo a inserirsi, oggi ha corso veramente tanto, infatti è uscito stremato. Io penso comunque, come ti ho ribadito prima, che giocando così ci togliamo grandi soddisfazioni. E tu di grosse soddisfazioni credo che già te ne sei levate tante, ottavo gol, la doppia cifra insomma è a portata di mano, Federico. Beh, l'obiettivo è quello comunque di migliorarsi sempre, però non perdendo mai di vista l'obiettivo comune, che è quello della salvezza. E non ti perde di vista, almeno da quello che vediamo, anche grossi club, e questo forse fa ancora più piacere per te. Sì, fa piacere, ma comunque sono solo chiacchiere. Io per adesso penso a Lanciano, che la cosa per me più importante è salvarmi qui a Lanciano. Poi quello che sarà, sarà. Il mio obiettivo è quello di fare sempre il meglio, sono un ragazzo ambizioso e voglio sempre migliorare. Alla fine, Federico, una bugia grossa come una casa l'ha detta, sono solo chiacchiere, ha detto tante realtà, però il fatto che tante squadre convergono le proprie attenzioni su Federico Di Francesco è innegabile. Vado in collegamento telefonico perché abbiamo l'amico Gianfranco Semproni che insomma lo saluto perché è sempre un piacere vederti e risentirti. Ciao Gianfranco e buonasera. Buonasera a te, buonasera a tutti, anche agli ospiti. Niente, io mi dispiace moltissimo per questi altri 5 punti che ha preso il Lanciano. Veramente, te l'aspettavi, no? Gianfra? Onestamente no, pensavo che finisse a luce e vino, come si suol dire, viste le assicurazioni che aveva dato il signor Maio, che c'era qualche cosa, sì che c'era qualche ritardo, ma che erano dovute solamente a sciocchezze di tempo, capito?
Invece 5 punti sono altra pasta. No, ma sono 5 punti più i 2 sono 7 punti. È un peccato che la squadra sta facendo tanto bene nel campionato e prendere questi punti di penalizzazione è assurdo. Però la cosa che mi lascia sconcertato, perché sto seguendo le vicende del Lanciano e mi dispiace da morire di come si sta in questa situazione così assurda e pazzesca, visto che io ho fatto 10 anni a Lanciano, quindi sono molto amico di tanti tifosi e via discorrendo. Ma io ho sentito anche parecchie discussioni, mi dispiace se appena mi dilungo, perché se no non riesco a far capire il concetto. Cioè, ho sentito che la famiglia Maio sono molto amici di imprenditori di Dubai, eccetera, eccetera, che hanno un personaggio che ho visto anche in televisione io, che diceva di essere molto amico, che hanno affari in comune, e di questo mi fa immensamente piacere, potrebbe essere anche la fortuna del Lanciano di un domani. Ma se avessi avuto, io come diceva il signor Maio, amico, un amico di questo spessore, cioè se ero in difficoltà nell'avere, diciamo così, una certa cifra per pagare questi stipendi subito, o IRPEF, non so quelle che sono, questo pagamento da fare, perché non chiedere, diciamo così, un prestito a questo suo amico? Perché io credo, se uno c'è un rapporto di lavoro a quei livelli là, penso che lo poteva aiutare. Come mai questo non è accaduto? Questo mi lascia molto perplesso. Ecco, tutto qui, e non riesco a capire, perché forse la cosa si poteva risolvere nel miglior modo possibile, capisci? Perché anche la Covisco, tutto sommato, questi soldi sono arrivati, e io non riesco a capire perché devono dare penalizzazioni antisportive per un, diciamo così, un ritardo di un giorno, due giorni, se poi i soldi stanno là. Se tu mi dici non mi stai pagando da un mese, due mesi, posso pure capire, ma poi i soldi ci sono lì. Quindi non riesco a capire, a concepire perché questa Covisoc, che ha fatto sfragelli in altri casi, ha dilazionato per esempio tipo alla Lazio 150 milioni di debito, invece un Napoli l'ha fatta fallire. Insomma, io questo non riesco a capire, queste cose strane di questo mondo. Ecco, chiedo scusa per l'intervento, se qualcuno può darmi una risposta, sarei molto esaustiva, sarei molto contento. Ecco, tutti qua. Grazie Gianfranco, io ti aspetto qui in diretta da me qualche sera, quindi va ci bene, conto. Va bene. Ciao Gianfranco Semproni, insomma c'è quest'arabo. Che ci sarebbe quest'arabo, anche se la società non si è pronunciata, insomma, le chiacchiere, come si suol dire, prof, a Lanciano, le chiacchiere se le porta il vento, quindi però Gianfranco fa una riflessione: se hai una potenza economica che ha una liquidità, ma almeno stiamo ragionando sul nulla, ecco, stiamo facendo delle ipotesi senza solo ipotesi vogliono rimanere, ma se, dice Gianfranco, si ha a disposizione uno che i soldi ce li ha, perché non è uscito fuori prima questo personaggio e poteva dare una mano? Ma, giusta come lui riflessione. Fa una riflessione giusta dal suo punto di vista, anche approfondita, però insomma il punto di partenza secondo me rimane sempre una chiacchiera da bar, cioè. Evidentemente è come le altre cose precedenti a questo. Non ci sono elementi per approfondire, anche perché quello che dispiace molto è perché si lotta un'intera stagione, si fanno 30-40 partite per salvarsi per un punto o due, quindi già ce ne hanno tolti 7 a tavolino, quindi questo è un po' un fatto più negativo. Tu come la vedi, mister? Emirati Arabi puntano ad altro, gli Emirati Arabi? Ma se io fossi uno sceicco, un arabo, compreresti il Lanciano? Guardando con un progetto serio di programmazione, di progettualità, che parte oggi, ma per i prossimi minimo 10 anni, cose che bisognerebbe fare anche concretamente in politica, ma con nel i calcio soldi, poi con i soldi programma. Però, ma soprattutto con un'organizzazione veramente tale da chiamarsi con la maiuscola, con gli attributi di Empoli. Fa 40.000 abitanti, diceva Andrea, come Lanciano, e pare che Empoli facciano la Chievo, Cittadella. Chievo, Cittadella. Ora qui non voglio entrare in discorsi a me non consoni, perché
mia moglie mi ha detto devi essere diplomatico, però è un discorso molto molto lungo, molto molto lungo. Poi le chiacchiere da bar rimangono da bar. Se questo arabo ha intenzione di acquistare il Lanciano, sicuramente penso se lo dovesse acquistare lo acquisterebbe in Serie B, non in Lega Pro come tutti ci auguriamo di rimanere in Serie B, minimo, certo. Però poi con un progetto si parla, tu hai fatto una trasmissione, ero ad Ascoli a giocare ancora con gli anziani, vi saluta anche il mister Silva, a proposito verrà ospite, me l'ha promesso e mi ha detto che ha invitato i candidati sindaci, ora siamo sotto questo periodo. Io sono 43 anni che vivo a Lanciano, i campi da calcio sono rimasti quelli 43 anni fa. Ti dico, mi hai dato un assist a proposito di campi da calcio. Ma non sono solo le strutture importanti. Stadio, questione stadio, ve la faccio proprio semplice semplice, con l'adeguamento dei distinti. C'è un problema generale di normativa che cambia per praticamente i posti a sedere, quindi cambia la normativa, c'è qualcosa da adeguare per l'antincendio, abbiamo sentito i vertici comunali dell'amministrazione che comunque hanno rassicurato tutto, siamo ai dettagli, quindi i distinti sono proprio all'amen alla fine, però c'è da mettere a posto qualcosa relativamente all'antincendio complessivo dello stadio Guido Biondi, perché tecnicamente è aumentata la capienza degli spettatori. Quindi per dire i campi sportivi fanno la differenza e a volte però ci si imbatte. Non solo i campi sportivi, è un discorso di mentalità, di organizzazione, di... Io ho avuto la fortuna, Andrea penso più di me, quando collaboravo con Baroni nel settore giovane primavera, se non sbaglio, della Juve, non solo. L'anno scorso ho avuto la fortuna di fare uno stage di qualche giorno a Barcellona, lì si vede un altro mondo, ma vale per la Germania, cioè entriamo in un discorso dove, ripeto, se parlo da cittadino sono onorato di quando vengono a trovare da Milano, però non possiamo andare avanti solo con anche i Bocconi. Anche se Riccardo, sicuramente Di Maio però il giocattolo l'hanno messo in Serie B, forse il corollario si doveva muovere. Ascoltami, io sono felice e orgogliosissimo di quello che sta facendo la famiglia Maio a Lanciano. Poi nella vita, in momenti di difficoltà, possiamo averli tutti, in tutte le non attività. Non c'è dubbio, ma probabilmente però non hanno avuto nemmeno quella convergenza di interessi rispetto alla Virtus, cioè io ho dato la Virtus alla Serie B, così potrebbe ragionare e non fa una piega il patron, però io ho a disposizione questo ambiente, questo bacino d'utenza, se tu tessuto politico industriale non mi dai una mano allora tutto si complica, no? Ma questo sono perfettamente d'accordo con te, perché il lancianese dice l'usetà ci vai beh, diciamo il lancianese, però infatti il problema sembra essere stato proprio questo, che lui so se ha perso anche degli appalti, delle cose, quindi non, ti ripeto, non voglio entrare in questo discorso perché noi non sappiamo queste non cose. Sappiamo e quindi non mi permetterei mai di entrare, però da cittadino lancianese, da escalciatore, da allenatore, da cioè, ripeto, non possiamo vivere nel 2016 solo di Bocconotti, cioè, noi abbiamo i prodotti migliori al mondo, se parliamo di, io l'ho scritto, tu lo sai sul social, turismo in Abruzzo, ne parlo anche con i nostri politici, turismo, se iniziamo a parlare di calcio e di sociale staremo qua a fare non una trasmissione di 2-3 ore ma di mesi. Anni. Quindi chi mi conosce bene sa come la penso, io nella vita guardo rideva avanti. Sui Bocconotti il prof perché? È goloso, pure gli arrosticini so che... Anche Baroni si lamentava sulla pancetta che ai tempi del Lanciano che lo trattavate molto bene dal punto di vista culinario, prof. Sì, senz'altro. Io il primo anno ho preso 5 kg in 2 mesi. Perciò è andato a pescare, a mangiare un po' di pesce. Si è messo a dieta. Ha smaltito un po'. Prof, ci vogliamo sentire anche uno che è stato uno dei giocatori che è rinato tantissimo, che è Guido Marilungo, sta dando un apporto fondamentale, come la vedi, prof? Sì. Aveva bisogno di mettere un po' di minutaggio nelle gambe, è stato molto fermo a causa di infortunio, le sue doti non si scoprono adesso, è un giocatore che era in Serie A, un giocatore da Serie A e sta facendo bene, insomma, molto bene ora Lanciano. Ecco, su Guido Marilungo poi credo che siamo un po' in ritardo, quindi non so se possiamo sentire Guido Marilungo, però Riccardo sta facendo un campionato eccellente da Livorno in poi, da quella sfida di dopo Natale, lì
forse, anzi senza forse, i meriti vanno dati anche ad Aversa, che ha creduto in lui nel buttarlo nella mischia, nel sacrificarlo, nel farlo rinascere, e poi la coronazione, il coronamento di questa annata di Guido Marilungo con Primo Maragno. Ma quando vieni da infortuni, non so se Guido ne abbia avuto uno o due negli ultimi... Uno molto grave con il Cesena. Bisogna dare merito a Roberto da questo punto di vista, che facciamo il paragone, no? Un grande nome quando lo ebbe Del Piero, cioè l'allenatore lo fece giocare per tanti mesi e non rendeva. È normale che quando hai dei traumi a quel livello lì, Serie B, Serie A, il recupero è anche più lento, più macchinoso, però per me ora lui, prima di tutto, si è calato anche nello spirito giusto Virtus, come tutto il gruppo, tutti i ragazzi, dal più giovane al più anziano, al mister, a tutti. Però per me è un giocatore imprescindibile, cioè veramente sta facendo delle cose ottime, al servizio sempre della squadra, e poi fa gol anche ultimamente, quindi si è rimesso, poi ha fatto la Serie A pure, quindi sì. Giocatore esperto. All'inizio che fosse così, è normale, ma chi nel calcio sa, bisogna aspettarli, bisogna saperli aspettarli questi giocatori, ci danno infortuni, è così. In questo caso è stata... E quindi bravi a tutti i ministri. Sono stati bravi gli allenatori, bravissimi. Sì. L'hanno insistito su di lui. L'hanno è bravo anche a lui che ha creduto anche e adesso gli hanno trovato il posto giusto. Perché rende molto dove sta giocando, lì da mezza punta, ricorda bene. A Cagliari come renderà? Ma penso che si riconfermerà come in queste ultime partite. Adesso lui la condizione ce l'ha nelle gambe. Certo, ogni partita è una storia a sé, però secondo me lui adesso ha raggiunto uno standard di gioco che reggerà fino alla fine. Sì, qualcuno chiede lo stesso, avvocato del Teramo, non so se c'era anche una sottile ironia in questo messaggio, sta di fatto che Chiacchio deve presentare il ricorso. Buonasera, ma dove andiamo se tutte le vittorie vengono vanificate dalle penalizzazioni? È un quesito... No, pensiamo se ne abbiamo parlato ieri, fino adesso. Se ieri avesse perso. Non manca una partita da 3 anni e distinti lasciamoli per quella bella scritta, tanto i tifosi siamo sempre gli stessi, anche con le offerte speciali, così firma Luciano. E anche qui insomma una vena polemica di Luciano, c'è a rimarcare probabilmente, se interpreto bene, quella unità di intenti di quel gruppo storico di tifosi che anche ieri sera, anche se io ieri sera, prof, mi aspettavo un po' più di gente, te lo dico con molta onestà. In questo momento, non so se... poi probabilmente se ti arrabbi come proprietà nel dire questi sono i numeri, e qualche volta Guglielmo ha fatto riferimento ai numeri di Lanciano Cagliari, probabilmente tutti questi torti non ce li ha. Sì, sicuramente. Io non so se è una mia impressione, però le persone di 2 anni fa non l'ho più riviste allo stadio, cioè tutta, è vero, 7 partite. Hanno seguito Baroni per fare una battuta a Pescara e poi a Novara. No, a parte l'anno scorso del derby, però ecco, non ho più rivisto quel grand plan, pienone, ecco, che c'era. Anche la crisi. Anche in trasferta c'erano sempre quelle 200, 300, 400, non so se ti ricordi, no? Sì, è un'annata stupenda quella, lo hai anche ricordato, 7 giornate, un sesto del campionato, a guardare tutti dall'alto verso il basso. C'era proprio un attaccamento diverso. Coinvolge anche il calcio, un po' tutto. Dobbiamo concludere per Cagliari, telegraficamente Riccardo? Ma a Cagliari bisogna andare lì, giocarsi la partita. E cercare di portarsi, non dico, cioè, ripeto, la partita te la devi giocare, perché, ma non pensare perché loro magari non abbiano, ormai sono promossi o meno, devi fare la tua partita, essere positivo quando devi attaccare, devi attaccare, quando devi difendere, saper aspettarli. Ma se non ti giochi la partita la perdi. Bravissimo, quindi io non ho mai... Ma credo che questi problemi la Virtus... No, assolutamente, non ce l'ha proprio. Partita di Crotone, giocare come ha giocato a Crotone. Crotone ha giocato la partita che doveva giocare. Crotone la partita c'è stata perso, proprio però, veramente derubata, perché non c'era assolutamente rigore. Io devo chiudere, grazie a Marcello Ruggero, grazie a Cinzia Santoro, grazie a Gianni D'Areo, grazie al prof Andrea Grello, come sei stato con noi, prof? Grazie a voi, benissimo come sempre. Grazie ad Andrea Agrello, grazie a mister Riccardo Nerone. Grazie a voi per l'invito. Spero
che tornerai presto. Grazie, salto di cappello a te. Renzo Valbonesi, mister. Grazie, caro mister. A voi, ormai sono di casa qui. Noi, questo credo che faccia piacere. Vuoi, sì, vuoi chiosare? Vai con la chiosa. No, la prossima ci vuole anche cappellini per fare, certo, il trio d'attacco con il mister. Io aspetto il bomber cappellini presto qui in diretta da noi a sfoderare la sua saggezza, la sua sapienza da capiscitore, da laureato della materia. La classe non è acqua, lo stile è Virtus Style. Buonanotte a tutti.